Buon pomeriggio a tutti, bentornati sul mio canale YouTube, siamo 127.000 iscritti, continuate ad iscrivervi, io cerco sempre di fornirvi dei contenuti spero interessanti, per me importanti. Bentornati anche sulla pagina Facebook, qui siamo oltre 1.600.000. Ho il piacere di avere l'occasione appunto di parlare con Salvatore Borsellino, che oltre ad essere un mio amico, una persona che stimo, un lottatore a favore della legalità e un lottatore contro la mafia ormai da tanti tanti anni, da quando appunto suo fratello venne assassinato in realtà da chi realmente non lo sappiamo, cioè gli esecutori materiali li conosciamo, ma i mandanti occulti molto probabilmente legati ai servizi segreti, comunque ad alcuni apparati dello Stato, ancora non li conosciamo, magari poi possiamo anche accennare a questa questione, perché spesso e volentieri anche delle catture eccellenti in passato sono state, come dire, legate in un certo senso anche al tema della trattativa che c'è stata tra pezzi dello Stato e la mafia, e secondo appunto l'ultima sentenza è risultato reato per i mafiosi trattare con lo Stato, ma non per lo Stato trattare con i mafiosi, ma questo è un altro discorso. Ho chiesto a Salvatore di intervenire per commentare insieme, soprattutto ascoltare quel che lui ha da dirci rispetto alla cattura di Matteo Messina Denaro, considerato appunto, oggi leggevo sui giornali, Salvatore l'ultimo custode dei segreti della mafia stragista. Non è vero, perché tanti altri sanno, e non mi riferisco soltanto a alcuni apparati dello Stato che sanno, perché hanno ahimè attuato nell'organizzazione di determinati attentati, ma banalmente ai mafiosi, ai fratelli Graviano che si trovano in carcere e che sanno, e che molti probabilmente, ci sono dei politici che sono terrorizzati dalla possibilità che loro possano un giorno parlare. Fino ad oggi non hanno parlato, forse perché sperano in un certo senso di uscire dal carcere, che quindi possa finire la fine pena mai, possa essere sostanzialmente modificato l'ergastolo ostativo. Poi si chiama Salvatore ergastolo ostativo, ma si tratta soltanto dell'ergastolo, ovvero carcere a vita. Oggi vi è la possibilità, pensiamo a Brusca, di avere sconti di pena, di, come dire, di poter tornare ad una vita al di fuori del 41 bis in cambio di informazioni strategiche importantissime, fondamentali agli inquirenti. Informazioni che sappiamo che Graviano hanno e che non hanno ancora messo a disposizione degli inquirenti, probabilmente perché sperano appunto in altre possibilità per loro. E su questo oggi dobbiamo puntare, questa è la battaglia da fare affinché non venga minimamente modificato l'ergastolo ostativo, come chiedono anche alcune corti internazionali che evidentemente non conoscono realmente la situazione, la realtà in Italia, perché il timore, ascoltando l'intervista che Baiardo, si chiama così, l'ex fiancheggiatore, comunque protettore in un certo senso dei Graviano, ha rilasciato qualche mese fa a Giletti, ascoltando alcune dichiarazioni anche del fratello di un poliziotto ucciso in Via D'Amelio insieme a tuo fratello, vi è il sospetto legittimo, dato che conosciamo anche la vicenda di Irina, il mancato sequestro, controllo immediato del covo di Irina e tutta una serie di vicende, il sospetto che qualcuno possa sperare, quantomeno, che attraverso questo arresto possa calare un po' la tensione e possano essere modificate alcune fondamentali leggi in contrasto alla mafia, volute da Falcone soprattutto, e che oggi rappresentano, già da prima, ma ancora di più oggi, dopo tanti anni di carcere per alcuni boss, quello che va cambiato ad ogni costo, perché ci sono dei boss che vogliono appunto uscire di carcere anche senza pentimento. Cosa ne pensi? E ti ringrazio per partecipare a questa diretta. No, io ringrazio te che mi dai l'occasione di poter ancora una volta parlare di questi argomenti e saluto tutti gli ascoltatori. In questi giorni vengo tempestato da telefonate di persone, da messaggi che mi chiedono se sto esultando, se sono felice per questa cattura. Io quello che mi chiedo è come si può essere o si può esultare, come purtroppo vedo che fanno in tanti, per una cattura che avviene dopo 30 anni. C'è chi vede il fatto della cattura, io vedo soprattutto il fatto che questo Matteo Messina Denaro abbia potuto godere di 30 anni di latitanza, e questo non avviene in nessun paese
occidentale, non a me viene neanche in Messico, che criminali di questo spessore possono godere di latitanze così lunghe. E per una latitanza, poter assicurarsi una latitanza così lunga, non è necessario il favore di cui sicuramente Matteo Messina Denaro gode nel territorio nel quale ha continuato ad operare e ad abitare. E non è necessario questo, non è necessario il favoreggiamento di cui sicuramente è stato oggetto, ma è necessario, sono necessarie delle complicità da parte dello Stato, da parte di chi avrebbe dovuto assicurare la sua cattura, e che invece ha fatto spesso fallire blitz che erano stati organizzati per catturare Matteo Messina Denaro, che ogni volta che si arrivava al covo dove avrebbe dovuto essere, il covo era ancora caldo, ma Matteo Messina Denaro era stato evidentemente avvertito. Quindi non posso assolutamente esultare, posso fare delle considerazioni semmai tristi sulla latitanze così lunghe, che peraltro è lo stesso periodo, non soltanto che è passato dall'assassinio di mio fratello, ma anche dalla cattura di Totorrina, e anche la latitanza di Provenzano è stata una cosiddetta latitanza soft, come dice quella stessa sentenza di Palermo a cui accennavi prima, e quindi è stata evidentemente in qualche maniera protetta e assicurata da chi invece avrebbe dovuto catturarlo. E poi non soltanto, c'è stata qualche cosa che veramente dal punto di vista proprio della comunicazione, dal punto di vista della reazione che mi ha provocato, è stata veramente in qualche maniera un trauma. Io ho potuto confrontare e vedere, perché le hanno trasmesse in sequenza, la scena della cattura di Totorrina e la scena della cattura di Matteo Messina Denaro. E non ho potuto non notare come, mentre Totorrina era stato spinto nella macchina, nell'elicottero, per doveva servire al suo trasferimento, ammanettato e spinto come un criminale, quale si meritava, quale è, quindi come meritava di essere trattato. In questo caso sembrava che Matteo Messina Denaro venisse fatto salire su un taxi per essere trasferito alla sua nuova residenza. Non era ammanettato, non c'era nessun segno di quello che io invece avrei voluto vedere. Matteo Messina Denaro era un criminale, come tante va trattato, e non posso accettare le giustificazioni che poi sono state tirate fuori da ministri, da componenti della struttura che lo ha catturato, dei ROS, il fatto che lo Stato è stato un segnale di forza dello Stato. Non mostrare l'esibizione della potenza, in questo caso, e di trattare in questa maniera Matteo Messina Denaro. Non è così, non è così. Ripeto, Messina, io posso accettare che non vengano esibite le manette, che non vengano esibite certe azioni di forza per una persona che è imputata di qualche cosa. Non per chi è condannato in via definitiva, per chi è accertato di essere un criminale e uno dei peggiori criminali. La gentilezza che è stata usata nel corso della sua cattura e del suo ingresso in quello che sembrava un taxi che doveva portarlo alla sua nuova residenza, è una cosa che mi ha veramente stomacato, mi ha dato veramente altro che esibizione di forza, è esibizione di impotenza da parte di uno Stato che per 30 anni non è riuscito a scalfire la latitanza di Matteo Messina Denaro, e forse questa latitanza ha anche favorito.
E poi c'è il pensiero al quale giustamente tu accennavi, c'è quell'intervista di Baiardo, una persona che sicuramente è ben addentro all'ambiente mafioso e che anzi spesso è latore di messaggi da parte dei fratelli Graviano, il quale già 3 mesi fa parlava di una possibile resa di Matteo Messina Denaro, però a fronte di contropartite, a fronte di un qualche tipo di un'ennesima trattativa tra pezzi dello Stato e questi criminali. E tutto questo è un discorso che veramente mi pesa. Pensare che possono essere stati fatti anche in questo caso dei patti per poter catturare Matteo Messina Denaro. Baiardo addirittura parlava del fatto che una copia dell'agenda rossa era stata dai servizi segreti consegnata a Matteo Messina Denaro perché potesse servire da pegno per questa trattativa, perché con l'agenda rossa è un mezzo di ricatto impareggiabile, diciamo, in tutto quello che è successo nel nostro paese. Ecco, il pensiero che ci sia stata una contropartita mi sconvolge, anche perché questa contropartita non potrebbe essere quella che lo stesso Baiardo credeva, cioè la possibilità che i Graviano possano uscire dal carcere, nel quale peraltro sono riusciti anche in condizioni che A dovrebbero essere di procreare. sicurezza, a fare 2 figli, sia l'uno che l'altro, quindi evidentemente delle crepe in questo tipo di detenzione ci sono in ogni caso, però il fatto che possono essere state promesse delle contropartite, la possibilità di vedere tra non molto i fratelli Graviano e altri come loro uscire dal carcere, anche senza aver collaborato con la giustizia, mi sconvolge. Io ho sentito in questi 2 giorni proprio le dichiarazioni del governo, di alcuni sottosegretari e ministri che si dichiarano per quanto riguarda l'ergastolo ostativo inflessibili. Io spero che sia veramente così. Anche perché dopo i precedenti governi che hanno lasciato passare un'intera legislatura senza riuscire ad mettersi d'accordo appunto sulle norme che devono gestire l'ergastolo ostativo, così come aveva raccomandato la Corte Costituzionale, in effetti il nuovo governo non può fare che meglio di quello precedente, perché peggio di come aveva fatto sicuramente non poteva fare. Ma spero che queste dichiarazioni siano genuine, spero che, perché i politici sono bravi a dire sì, però, avevamo detto però, siamo stati fraintesi e così via. Come Spero sono che queste intercattati. dichiarazioni siano vere e siano mantenute. È fondamentale che sia così. E poi soprattutto voglio vedere il prosieguo di questa cattura o di questa resa, o come in ogni caso la vogliamo chiamare. Perché se dovesse finire come nel caso di Totò Riina, in cui dopo la sua cattura è stato permesso a chi lo ha fatto di prendere il suo archivio, di farlo sparire e tutto il resto, e allora veramente c'è poco da sperare. Io Salvatore, scusa se mi ti aspetto che da interrompo. questa cattura vengano fuori delle altre cose, degli altri elementi, altrimenti si tratta soltanto di una farsa. Allora, tante persone ovviamente, magari qualcuno, non lo so, sta pensando, ah, è il solito complottismo. Allora, innanzitutto vi leggo 2 righe dell'editoriale di Marco Travaglio di oggi. La cattura di Matteo Messina Denaro è un'ottima notizia, anche se ce ne ricordo una pessima. I 30 anni di latitanza con le complicità istituzionali che possiamo immaginare, quello che diceva poc'anzi Salvatore, e che inevitabilmente, visti i precedenti, suscitano domande sul suo arresto. L'hanno davvero colto di sorpresa o si è o l'hanno consegnato o semplicemente aveva abbassato la guardia? Lo capiremo anche nei prossimi mesi quando dalle sue risposte ai PM e dalle politiche del governo sul 41 bis e sull'ergastolo ostativo si capirà se la sua cattura è stata preceduta da trattative con chi ha più interesse al suo silenzio, i referenti istituzionali.
dobbiamo capire, dovete capire che ci sono due precedenti. Allora, prendiamo gli ultimi tre boss di Cosa Nostra più importanti. Totò Riina, poi Bernardo Provenzano e adesso Matteo Messina Denaro. Totò Riina è stato arrestato. C'è chi ritiene, e a me trova abbastanza d'accordo questa versione, che in un certo senso l'ala di Provenzano volesse il suo arresto e abbia favorito il suo arresto, perché in quel momento vi era un desiderio di una parte, appunto, di Cosa Nostra di abbandonare leggermente la politica stragista. Comunque è stato arrestato, tra l'altro a Palermo, vicino al Motel Agip, e il suo covo non è stato perquisito immediatamente. Si è volontariamente e involontariamente dato il tempo ai mafiosi, ai picciotti, di andare a ripulire il covo. Alcuni, tra l'altro, pentiti ritengono che tra il gruppo che ha ripulito il covo, appunto, di Riina ci fosse anche lo stesso Matteo Messina Denaro. Successivamente la mafia viene governata, la mafia quantomeno quella che pensiamo vi era un tempo, perché probabilmente oggi la mafia è molto più liquida, comunque da un altro boss, sempre della famiglia Corleonesi, Bernardo Provenzano, il quale è stato arrestato nel 2006, se non sbaglio, si è fatto tanti anni di latitanza, poi è morto nel 2016 dopo 10 anni di carcere, ma Bernardo Provenzano poteva essere arrestato precedentemente. Ricorderete, io e Salvatore ne abbiamo raccontato spesso, anche grazie alla figlia di Luigi Lardo, poteva essere arrestato precedentemente, ma probabilmente non è stato fatto, non si sa perché. C'è chi ritiene che il mancato arresto facesse in un certo parte della trattativa tra pezzi dello Stato e, appunto, Cosa Nostra. Ora arriviamo al terzo boss, che viene arrestato in una clinica, che quando viene fermato dice: sono Matteo Messina Denaro, che giorni fa, vabbè, questo esula, comunque si è fatto qualche selfie. Quindi il sospetto, non che i Ross, io non ho questo sospetto minimamente, anzi grazie ai carabinieri e agli inquirenti e alla magistratura, però che abbia in un certo senso abbassato la guardia, il sospetto lo abbiamo, proprio perché ci sono delle questioni un po' strane. Normale, chi si occupa, poi, chi come te, da tanti anni di mafia, Salvatore, come dire, delle domande non soltanto ha il diritto di farle, di porsele, ma ha il dovere di porsele. Qui stiamo ancora parlando dell'agenda rossa di Borsellino, che è sparita. E poi, ragazzi, ci sono anche sentenze in via definitiva che hanno comunque dimostrato la presenza della trattativa, o banalmente la connivenza tra pezzi di politica e Cosa Nostra. Io è inutile che ricordo Berlusconi e Quattrini a Cosa Nostra, o Dell'Utri che ha fondato Forza Italia, condannato in via definitiva per concorso esterno. Ma qualche settimana fa è stato condannato in via definitiva un senatore, si chiama Dalì, Antonio Dalì, eletto per la prima volta nel Trapanese, se non erro, comunque nella zona di Matteo Messina Denaro nel 1994, l'anno della discesa in campo di Berlusconi, poi confermato sempre al Senato della Repubblica, è stato condannato proprio perché si è messo a disposizione Cosa Nostra, in particolare nell'ala del Trapanese governata da Matteo Messina Denaro, e durante il processo i PM hanno proprio insistito sul fatto che le relazioni tra lui e i Messina Denaro fossero forti, sia quando c'era il papà di Matteo Messina Denaro che con Matteo Messina Denaro stesso. È stato condannato a 6 anni e passa per concorso esterno in associazione mafiosa, un senatore della Repubblica, senatore dal 94 fino all'ultima elezioni, anche nella legislatura che ho fatto io ero alla Camera, lui era senatore al Senato, chiaramente, il quale venne anche fatto da Berlusconi sottosegretario al Ministero degli Interni dal 2001 al 2006, come dire, in certi posti importanti anche per Cosa Nostra ci vanno anche uomini legati a Cosa Nostra. Questa è la realtà del nostro paese, per cui avere dei dubbi, sollevare dei dubbi, non per mancare di rispetto a nessuno, ma per accendere un faro sul tema del 41 bis e dell'ergastolo ostativo da quei prossimi mesi, è un dovere farlo, ancor di più un diritto barra dovere per chi ha perso un fratello ucciso dalla mafia, perso tra l'altro in circostanze che ormai sappiamo che sono particolarmente losche, che vanno oltre un solito delitto di mafia. Scarpinato, ora è stato eletto con il Movimento 5 Stelle, io sono contentissimo che Scarpinato sta in Parlamento, parlava in un certo senso non di un normale delitto di mafia, ma di una questione, di una storia legata al potere in Italia. E ricorderete perfettamente che, tra l'altro, Matteo Messina Denaro fu colui che rapì anche il figlio, il povero piccolo di Matteo, il figlio di Santino di Matteo, che venne poi strangolato e sciolto nell'acido, strangolato dal fratello, su ordine di Brusca, dal fratello di Brusca, venne strangolato e ucciso perché il papà Santino di Matteo diede delle informazioni importantissime sulla strage dei Capaci. Ma quando
si era dichiarato disponibile anche a fornire agli inquirenti degli elementi sulla strage di Via D'Amelio, l'assassino appunto di Borsellino e degli uomini della scorta. La DIA, la direzione distrettuale antimafia, registrò una conversazione tra lui e sua moglie, Franca Castellanese, se non erro si chiama, la quale disse al marito: occhio che abbiamo un altro figlio, non devi parlare del coinvolgimento delle forze di polizia nella strage di Via D'Amelio. Cioè, come dire, abbiamo più che un sospetto del fatto che pezzi dello Stato fossero coinvolti appunto nella strage di Via D'Amelio. Dato che questo è il contorno, questa è la storia, sollevare dei dubbi banalmente che ci possono servire soltanto ad accendere dei riflettori sul 41 bis e sul ergastolo ostativo è un dovere per chi vuole continuare una lotta alla mafia che non è certo finita, non si è conclusa con l'arresto di un grandissimo latitante, un delinquente, uno stragista, dopo 30 anni di latitanza, arrestato anche lui, diciamo, nella sua terra, in una clinica di Palermo. Non so se sei d'accordo o se ho detto qualche scemenza. No, guarda, io però volevo manifestare un'altra ipotesi rispetto alla mancata perquisizione del covo di Rina. Io non vorrei che sia stata tutta una messa in scena per fare sparire l'archivio di Totò Riina e che non siano stati però i mafiosi a ripulirlo, siano stati invece i servizi, perché l'eventuale ritrovamento di un articolo della mafia farebbe molto più male allo Stato di quanto non potrebbe mai fare male ai mafiosi, perché svelerebbe le connivenze che da sempre, da Porta della Ginestra in poi, ci sono stati tra mafia e Stato. Un'altra cosa volevo ricordare, che quel da lì di cui hai parlato era la famiglia Dalì, e il Francesco Messina Denaro, che è stato a lungo capo del Castelve, della Cosca di Castelvetrana e quindi di tutta la Sicilia orientale, era gabelliere proprio delle campagne della famiglia Dalì, formalmente. Quindi questi legami, in ogni caso, se non erro, Salvatore, un fratello lavorava nella banca della famiglia Dalì, un importante. Sì, sì, banca. Esattamente, proprio così. Quindi sono legami che in ogni caso ci sono e che fanno capire quindi gli appoggi e la convivenza di cui godeva Matteo Messina Denaro sul territorio. Ripeto, connivenze e favoreggiamenti che però non sarebbero sicuramente stati se non fossero stati degli appoggi da parte di pezzi dello Stato. Per quanto riguarda la latitanza del Provenziano, ricordiamo che quella latitanza è stata definita una latitanza soft da parte nella sentenza di Palermo, cioè è stato ammesso che in effetti la latitanza di Provenziano è stata protetta. Quindi chi l'ha protetta è responsabile anche dell'assassinio di Attilio Manca, responsabile di quelle stragi, che sono di quegli omicidi che sono avvenuti proprio per proteggere la latitanza di Bernardo Provenzano. Salvatore, ricorda appunto che era un medico che è stato assassinato, ricordalo. Attilio Manca era un medico, anzi un urologo di fama internazionale, nonostante fossi giovane era all'avanguardia per quanto riguarda le operazioni, in particolare l'operazione alla prostata, che a quanto pare venne chiamato ad assistere Bernardo Provenzano quando si era fatto ricoverare a Marsiglia. Anche in questo caso si tratta di una clinica per essere ricoverato. Probabilmente nelle sue visite a Provenzano si conobbe delle persone che non avrebbero dovuto essere lì, che non invece erano lì perché proteggevano appunto la latitanza di Provenzano, e che per questo non soltanto venne ucciso, ma fu ucciso due volte, più volte, visto che poi venne accusato di essere un
cocainomane, di essersi addirittura fatto quelle iniezioni che l'ha portata a quella overdose che poi l'ha portata alla morte. Peccato che avesse il naso fratturato, ci fossero segni di calci nei testicoli, era ridotto in condizioni pietose. Sicuramente non l'aveva potuto fare da solo, ma soltanto di qualche poco tempo fa, dopo anni in cui, ripeto, la madre di Attili, i suoi genitori, hanno dovuto soffrire per Grazie. essersi dovuto ammazzare non una volta, ma più volte attraverso queste ingiurie ed illazioni, e ci sono stati dei depistaggi e tutto il resto, e soltanto da poco è stato, grazie anche alla commissione antimafia che ha indagato questa vicenda, su questa terribile vicenda, è stato riaperto, verrà riaperto il processo. Sì, è la presieduta la Commissione Antimafia Nicola Morra e questo è stato un grandissimo lavoro. Una deputata del movimento che se ne è occupata molto si chiama Stefania Scari, che è veramente in gamba, quindi ogni tanto qualche buona notizia. E Salvatore, ti volevo leggere un paio di dichiarazioni del ministro attuale della giustizia Nordio. Allora, fermo restando che io sottoscrivo quello che hai detto, io leggo delle dichiarazioni della Meloni rispetto all'ergastolo ostativo, ci ha messo mano anche il governo recentemente, quindi speriamo bene. Poi ovviamente sento Berlusconi elogiare la riforma Cartabia, drammaticamente votata da tutto il Parlamento, anche dal Movimento 5 Stelle nella passata legislatura. È evidente che ci sono delle frizioni interne. Speriamo appunto che determinate dichiarazioni vengano fatte oggi, con tutte le telecamere puntate appunto sulla lotta alla mafia, sulla bontà degli strumenti delle intercettazioni, sull'ergastolo ostativo, sul 41 bis, vengano confermate nelle prossime settimane quando i riflettori un po' si spegneranno, per quello è opportuno accenderli. Comunque, qualche settimana fa Nordio, parlando delle intercettazioni, prima sostiene che costano poco, troppo, scusami, 160 milioni di euro all'anno. Pensate che banalmente che la batteria antimissilisti, antiaeree che il governo intende inviare in Ucraina nelle prossime settimane vale 800 milioni di euro. Comunque 160 milioni di euro il costo delle intercettazioni, per me l'investimento delle intercettazioni. Comunque Nordio, dopo aver criticato il costo, ha detto: l'indagato più è delinquente, più sa di essere intercettato. Crediamo veramente che la mafia parli al telefono? Un mafioso vero non parla né al telefono né al cellulare perché sa che c'è il Trojan, quel dispositivo che riesce a captare le comunicazioni, né in aperta campagna perché ci sono i direzionali. Ieri, anzi stamattina, evidentemente in imbarazzo dopo che il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, ha detto: senza le intercettazioni non si possono fare le indagini, senza le intercettazioni non avremmo arrestato Matteo Messina Denaro, ha ritrattato sostenendo: le intercettazioni sono indispensabili nella lotta alla mafia, ma impedirne l'abuso per i reati minori. Comunque ha buttato nella seconda parte della dichiarazione, come si dice, la palla in tribuna. Sostenendo quanto siano importanti per la lotta alla mafia. Ti hanno stupito le dichiarazioni in ordine, tra l'altro un ex magistrato che ha utilizzato le intercettazioni anche rispetto all'inchiesta Mose. Che cosa pensi e quanto è Guarda, importante non abbassare la guardia? innanzitutto se può essere vero che un mafioso non parla, ed è vero perché spesso adoperano altri mezzi di comunicazione come i pizzini o altro, però è anche vero invece che i politici e i complici dei mafiosi spesso parlano molto, e che quello dell'intercettazione è un investimento perché permette di scoprire casi di corruzione, eccetera, che poi in base ai sequestri di patrimoni che vengono fatti ripagano ampiamente della spesa delle intercettazioni stesse. Quindi è qualcosa sicuramente di pretestuoso parlare delle intercettazioni in questo senso. E poi soprattutto ricordiamo quello che vorrebbero fare, perché nel progetto sulla modifica quelli che sono i protocolli per le intercettazioni, vorrebbero addirittura che chi è intercettato venisse avvertito del fatto che è intercettato. Io ho dovuto leggere delle cose del genere nei progetti della politica e dei politici riguardo alle intercettazioni.
intercettazioni. Se si dovessero veramente, i pubblici ministeri dovrebbero avvisare le persone intercettate, il fatto che vengano intercettate sarebbe proprio una contraddizione in termini e la fine della utilità delle intercettazioni. Quindi in effetti è qualche cosa con ciò cui la politica spesso combatte, ma proprio perché rappresenta un elemento fondamentale per poter scoprire non solo i crimini mafiosi, ma anche e soprattutto i casi di corruzione che purtroppo nel nostro paese sono così e tanto numerosi. Quindi queste affermazioni di Nordio, queste affermazioni, poi successive ritrattazioni, sono veramente qualcosa che lasciano sgomenti a pensare quali potrebbero essere le riforme messe in atto appunto per proteggere la politica e i contatti della politica con la mafia. Salvatore, chiudiamo, ti faccio l'ultima domanda. Perché secondo te, appunto, Baiardo ha parlato di Graviano, sostenendo poi lui era amico e amico di Graviano, appunto, il tizio che è stato intervistato da Giletti venne condannato, credo, a 2 anni per favoreggiamento, diede una mano alla latitanza a Nord Italia dei fratelli Graviano, ha scontato la sua pena. E perché ha tirato fuori appunto la questione Graviano dicendo è anche giusto che dopo 30 anni di carcere possano uscire? Perché è così importante per qualcuno? Perché qualcuno teme così tanto il silenzio di Graviano? E perché chi veramente vuole lottare contro la mafia deve fare di tutto affinché Graviano possano essere anche costretti dal carcere ostativo, costretti, così si fa la lotta alla mafia, a Guarda, parlare per avere appunto qualche sconto di pena? i Graviani dalla loro detenzione lanciano spesso messaggi a chi devono lanciarli, a fare mi avviso l'interlocutore dei messaggi di Graviano sono principalmente per Berlusconi che ai Graviano ha fatto delle promesse e che adesso gli vengono rinfacciate. Basta andare a vedere i messaggi di Graviano, riguardano proprio mai vengono specificati dei fatti, ma è come se mandassero dei messaggi in codice a Berlusconi perché rispetti i patti che evidentemente non ritengono essere stati rispettati e gli stessi prestiti in prestito, o meglio riciclaggio che attraverso lo stesso Berlusconi i parenti dei Graviano, credo che si tratti del padre, del nonno, avessero fatto proprio nei confronti di Berlusconi. E Baiardo non è altro che un portavoce dei Graviano. Baiardo è la persona che conosce benissimo l'ambiente mafioso, che ha protetto la latitanza dei Graviano quando erano qui al nord, vicino al Lago d'Orta, e che in qualche maniera ne costituisce l'ambasciatore. Lui è in libertà, non deve scontare nessuna pena e dalla sua libertà si fa interviste, appunto facendo da portavoce di Berlusconi. Quello che dice Graviano arriva, scusate, non di Berlusconi, di Graviano, quello che dice Baiardo arriva direttamente dai Graviano. E anche in questo caso l'offerta di fatta in quell'intervista in qualche maniera di consegnarsi, non poteva non farla se non dietro autorizzazione dei Graviano stesso e dello stesso Messina Denaro. Ricordiamo i legami strettissimi che ci sono fra i fratelli Graviano e lo stesso Matteo Messina Denaro. Infatti, stavo proprio su questo, mi stavo cercando degli appunti tra i miei appunti e non lo trovo. Dimmi se sbaglio, però io ricordo che la latitanza, in un certo senso, sia cominciata da una vacanza che Matteo Messina Denaro fece, se non erro, a Forte dei Marmi insieme ai fratelli Graviano, Sì, 1990. esatto. Esatto, Marmi. Per cui, come diceva Salvatore, il legame tra i fratelli Graviano, che sono anche i due boss tirati in ballo da Gaspare Spatuzza,
che è stato colui che non soltanto uccise materialmente Don Pino Puglisi nel quartiere Brancaccio di Palermo, ma che confessò di aver rubato l'auto che poi venne imbottita di esplosivi nella strage di Via D'Amelio, e che disse anche che la storia di Scarantino era una menzogna totale, quel falso non era lui, insomma, quella montatura enorme che ci fu, ma che disse che nel garage dove stavano imbottendo di esplosivo l'auto che lui stesso aveva rubato c'erano anche delle persone, una persona in particolare che lui non aveva mai visto e che senz'altro non aveva nulla a che fare appunto con l'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra. E Gaspare in un tempo aveva dichiarato essere Lorenzo Narracci, un servizio dei segreti, poi aveva ritrattato questo riconoscimento. Ah, aveva detto il nome e poi ha ritrattato. E Spatuzza più di una volta ha detto che ha conversato con i fratelli Graviano parlando appunto di Berlusconi, parlando che i fratelli Graviano erano contenti di alcune garanzie che Forza Italia dava rispetto addirittura ai tempi degli anni Ottanta in cui c'erano i socialisti e che non erano così, come dire, di fiducia. Sì, infatti dicevano non erano come quei crasti dei socialisti. Esatto. Dicevano a proposito. Non sappiamo se siano vere o false queste affermazioni. Sappiamo che uno dei fondatori di Forza Italia si chiama Marcello Dell'Utri, è finito in carcere per concorso esterno in un'associazione mafiosa, e fu lui a organizzare, appunto, a fare da intermediario tra Cosa Nostra Palermitana, all'epoca c'era Stefano Bontate, 1974, raggiungono diversi boss, tra cui Stefano Bontate, che era uno dei principali boss di Cosa Nostra, faceva parte del triumvirato insieme a Luciano Leggio e Tano Badalamenti, quello che poi ha fatto ammazzare Peppino Impastato. Successivamente Stefano Bontate è stato fatto fuori dai corleonesi in una guerra di mafia importante, guerra di mafia durante la quale Matteo Messina Denaro si è schierato dalla parte dei corleonesi contro, diciamo, i boss storici delle famiglie palermitane, e Dell'Utri ha fatto da intermediario tra Silvio Berlusconi e questi pezzi di Cosa Nostra palermitana, e per questo è stato condannato in via definitiva. Questo è il quadro, per cui insistere appunto sulla possibilità, insistere affinché possano parlare i Graviano e non minimamente abbassare la guardia sulla questione ergastolo ostativo e 41 bis, perché io mi ricordo alcune interviste di Falcone, di tuo fratello Paolo, di tanti altri inquirenti che dicono sempre i mafiosi sanno che prima o poi finiranno in carcere, lo sanno a 60 anni, a 70 anni, magari con un tumore, lo sanno che prima o poi ci finiranno e non vogliono neppure finire in un certo senso la vita a casa loro, lo mettono in conto. Quello che appunto detestano è le condizioni appunto del 41 bis, il carcere duro, e anche l'impossibilità di ottenere mai nulla al di fuori di un'uscita, niente di niente, appunto il fine pena mai, l'ergastolo ostativo, che poi vi lo chiamiamo ergastolo ostativo, come dire qualcosa di negativo, è l'ergastolo. Tu finisci in carcere per tutta la vita, poi se ci fornisci delle informazioni, fornisci all'inquirente, alle forze di polizia, delle informazioni utili ad arrestare altri mafiosi, a continuare la lotta alla mafia, discutiamo dell'ergastolo. Questo ci sta, non vi scandalizzate, l'ha previsto Falcone stesso, Falcone e Borsellino utilizzavano questi strumenti per conoscere il reale funzionamento di Cosa Nostra, quindi non vi scandalizzate neppure, moralmente ci possiamo indignare che Brusca sia uscito dal carcere, però evidentemente è uscito proprio perché le informazioni che ha dato hanno permesso l'arresto di tanti altri criminali. Cioè bisogna anche essere cinici nella lotta alla mafia se si vuole sconfiggere la mafia stessa, cioè io la penso così. Lascio a te i saluti finali e la parola finale. Ci sei, Salvatore? Mi senti? Sì, scusami, non ho sentito l'ultima frase. No, ti dicevo che non bisogna essere molto cinici anche quando si ha a che fare con la lotta alla mafia. Assolutamente sì, anche perché i mafiosi non hanno paura della morte. La morte la mettono in considerazione nel momento stesso in cui fanno l'affiliazione alla società mafiosa, giurano di sacrificare anche la vita per questo, ma hanno paura di morire in carcere, questo sicuramente sì, nessun mafioso vuole morire in carcere, i mafiosi vogliono morire nella loro letta, e quindi è l'unico deterrente che può essere adoperato per costringerli a magari non a pentirsi, ma a collaborare con la giustizia a fronte di sconti di pena. Certo, è pesante pensare che lo Stato abbia bisogno di questo e debba contrattare
il pentimento con i mafiosi. Tu parli e io ti do degli sconti di pena, ma purtroppo nel nostro paese i problemi non sono questi. Questi problemi nascono dalla lunga convivenza e connivenza dello Stato con la società mafiosa, con l'organizzazione mafiosa. Anche perché Salvatore, ci sono stati i mafiosi che si sono pentiti, ma collaboratori dello Stato che hanno collaborato, appunto, o uomini dello Stato che hanno collaborato con i mafiosi e con la mafia, pentiti se ne contano molti, molti, molti meno. Quindi, No, fondamentalmente, forse non ce ne sono, pentiti di Stato ce ne purtroppo non sono. esistono. Salvatore, ti ringrazio anche per lo sforzo. So che sono giornate non semplici, resisti perché ci abbiamo tanto Grazie bisogno a te. di te. Un Grazie a abbraccio. te e un saluto agli ascoltatori. Grazie, Ciao a te. arrivederci.